Le abruzzesi del girone F di Serie D in campo domani per la 27esima giornata. Riflettori puntati sul Chieti, che ha ritrovato la vittoria in casa contro il Vasto Girardi e ora va a caccia di conferme a Fossombrone contro la For Sempronese, in diretta TV in esclusiva alle 14.30 su Rete 8. La squadra marchigiana è la seconda miglior difesa del torneo e in casa ha ottenuto 24 punti, un rendimento inferiore solo alle prime della classe Campobasso, Samb, L'Aquila e Avezzano. Non ci saranno gli squalificati Vesi e Forgione. Il primo verrà sostituito in difesa dal rientrante Laziz, che farà coppia con Conson. A centrocampo, al posto del capitano, è favorito Mazzei su Vincenzo Gatto, anche lui al rientro dopo lo stop per un problema alla schiena. Tra i pali, Lander Antignani resta in vantaggio sull'over Serra, indisponibile Ardemagni, che toglierà il gesso dalla mano la prossima settimana. Arbitra Framba di Torino. L'Aquila insegue il poker di vittorie a Sora sull'asse Origlio-Marcheggiani, i giocatori più incisivi delle ultime settimane. I rossoblù domani dovranno rinunciare al sostegno dei propri tifosi, visto il divieto di trasferta inflitto ai rossoblù per gli scontri avvenuti al termine della partita di andata. L'arbitro è Santinelli di Bologna. L'Avezzano domani ospita il fanalino di coda Matese, un impegno da non fallire per restare in piena corsa per i playoff, che ora diventano l'obiettivo primario dei marsicani. Ferrazzoli avanti con il 4-3-3 di domenica scorsa a Campobasso, anche contro l'ultima della classe, per tornare a brindare al successo casalingo. Arbitro Waldman di Frosinone. Il notaresco, che ha raggiunto virtualmente la salvezza, cerca gli ultimi punti per la matematica prima di lanciarsi nella corsa playoff, ma senza assilli. Domani in casa della Samb, Bruno ha tutti a disposizione, con Scipioni che ha recuperato, mentre la squadra cerca un risultato di prestigio a Riviera delle Palme. Il presidente Di Battista è impegnato in diversi incontri per valutare e iniziare a definire la prossima stagione, da una parte con l'amministrazione comunale, dall'altra con imprenditori che potrebbero rafforzare ulteriormente la società. Arbitra Martini di Valdarno.